Questa notte è nostra, corri forte angelo mio, come fosse l'ultimo motivo per rimanere vivo e sesso. Eccoci qui, allora sono le 11:46. È arrivato, scusate, okay. C'è stato un po' di concitazione, ecco. Perché si è seduta in questo momento. Dunque, ha già conquistato 11 dischi di platino, a milioni di fan, ha trascorso l'ultimo anno tra Stati Uniti e Italia. Questa mattina è qui in diretta con noi a Radio Bruno, Alessandra Amoroso. Ciao! Evviva! Scatolina di caramelle, voleva darci le caramelle, poi aveva i chewing gum e voleva darci i chewing gum, e nel frattempo c'era il povero Angelo che diceva parlate, parlate, cioè, lui che si sbracciava e cercava in tutti i modi di attrarre l'attenzione, povero. Infatti abbiamo fatto due chewing gum, no, ti do un aumento, è stato un inizio così. Allora, benvenuta Alessandra, insomma, grazie. Di corsa ovviamente, perché è stato sempre questo piccolo corsa. Problema in autostrada, devo dire, insomma, con grande piacere ti ospitiamo qui, brava, grazie. Bella anche grazie. Questa trasformazione straordinaria, davvero si cresce, si cresce. Una trasformazione estetica, una trasformazione anche vocale, ascoltando il tuo album, te la senti addosso? Assolutamente sì, sì, cioè, eh? All'inizio è stato un po' faticoso, cioè dovermi approcciare a un tipo diverso di tonalità anche, e invece devo dire che poi sono riuscita ad emozionare in primis me stessa anche cantando sottovoce, parlando, e questo mi ha colpito molto. Io sembro tu parli con tutte e due, sì, perché mi piace guardare negli occhi. E quindi sono proprio contenta. Sei contenta? Lavorare sì, con Tiziano Ferro. Allora, io voglio sapere da te com'è stato lavorare con Tiziano Ferro. Io dico sempre questa cosa, traumatico. Traumatico. No, dico sempre questa cosa. No, ma ovviamente per l'impatto emotivo. Certo, nel senso positivo, assolutamente. Assolutamente solo positivo. È andato tutto liscio, tranquillo. Andavate d'accordo? Per fortuna sì. Ed è lui anche ad averti guidato vocalmente verso i bassi. Guarda, sinceramente... lui ha un modo di lavorare totalmente diverso dal mio, cioè io sono cacciarona, grido, faccio. Lui invece era lì con Michele Canova accanto, che erano sempre in silenzio, lui disegnava mentre io cantavo, dicevo, è un meditativo, allora, non solo nelle canzoni, sì. Sì, allora dicevo, oddio, ho suonato, oddio. Ah, quindi proprio tecnicamente proprio lui ti supportava. Invece lui magari diceva la sua ogni fine take, cioè mi ha lasciato molta libertà, sinceramente. Io non mi sono sentita oppressa. Sì, assolutamente no. E questo sicuramente ha dato, diciamo, una impronta molto personale a questo disco. Certo, assolutamente. Amore puro, il titolo scelto, a chi la dedichi? Ai miei fan. Amore puro, quello che ti lega loro. Sono una marea anche qui a Radio Bruno. Sì, ho visto. Infatti ho detto, scusate ragazzi, scendo dopo perché già in autostrada, insomma, le file e file di macchine. Ho detto, giustamente, salgo su e poi scendo ovviamente giù da loro. Non vedo l'ora. Alessandra, se sei d'accordo, proprio ascoltiamo allora Amore puro. Assolutamente. Conosci questa canzone, sì? Piace? Cresciuto nei miei sogni e ti ho tatuato sul mio cuore, dando fede anche agli sbagli. Lascio solo a te l'amore mio di cavaliere errante, e cammino allontanandomi da noi anche se è grande il dolore che mi invade, ma di cui non te consegnata a te e solo a te, e rimane tua. Questa notte è nostra, corri forte angelo.
cercarono il futuro e fu soltanto amore blu. Eccola qui con Amore Puro, ma non vi si può ascoltare tra la canzone, poi queste cantano, insomma, poi parlate sì. D'America, come mai? Ci siamo lasciate prendere, ecco. Ci siamo lasciate prendere perché il video di Amore Puro è girato dove, Alessandra? A Los Angeles. E mi piace tantissimo perché c'è proprio un bello spaccato, sembra un film, no? Vero. Raccontaci un po' com'è stata la tua esperienza americana. Allora, due esperienze, perché da che ho paura dell'aereo a che sono andata due volte in America in un anno, però tutto bene, tutto bene. Come l'hai superata la paura dell'aereo? Dai un consiglio agli ascoltatori. No, meglio di no, grazie. Ok, va bene. Si è stordita. Esatto, paura di sì. No, cioè, ho pianto veramente tanto. Davvero? Sì, sì, perché ho proprio paura, sai, le turbulenze. Oddio, sto per morire. Oddio, sto per cadere, io me lo sento. Adesso che sto andando a fare la cosa più bella del mondo. E invece è tutto liscio, è filato. È tutto liscio. Atterrata, anche questo tutto liscio. E via. Quindi senti, l'America è un po' come entrare in un film. Perché noi siamo abituati. È vero, mamma mia. È una sensazione. Allora, New York, veramente, cioè anche il dentifricio era così. È un po' grande. È tutto sì. Gigante. Tanto che ho fatto la foto al Twix. Sì. Ed era così grosso. L'ho messo, sì. Cioè, l'ho messo vicino al viso perché per far capire che era veramente un sacco gigante. Di obesi che mangiano queste cioccolate enormi. Beati no? Loro, perché sono proprio tanti. Sì, cioè, sì. Non è che puoi andare a prendere un pacco di chewing gum, perché pacco di chewing gum ce ne sono 35.000. E le porzioni di dolci anche a New York. Tutto. Se osi prendere un dolce, c'è cioè l'equivalente di una gigante. Torta per quattro persone. È tutto gigante. E mentre Los Angeles mi ha colpito di più, ma più che altro per il clima, molto soleggiata, questo vento che ti accarezza i capelli. Il mare. Il mare. Mi ricordava un po'. Oddio, casa, un po' Lecce. Mare. Oh, no. No, Lecce, no. Lecce. Lecce, non fatemi diventare la terrona quelle, ecco. Però Lecce è Lecce, punto. E c'è un mare città un po' più diverso. Bella di quella non esiste per me, bene. Ovviamente. Però mi sono trovata tanto bene, meglio a Los Angeles rispetto a New York. Anche come clima, come persone, magari come atmosfera. Oddio, no, dico come persone, vabbè, io ho frequentato anche un college quando stavo a New York, quindi poi sai, in questa scuola tutti parlavano l'inglese come me, quindi ti capivi oggi sono abbastanza dislessica, anche oggi sono dislessica, no, però tipo ti capivi, riuscivi a capirti, sì. No, abbastanza socievoli tutti quanti, assolutamente, come persone uguali. Ti sei trovata bene? Sì, il clima, che forse a New York andrei più d'inverno, a me piace anche l'inverno, il gelo proprio. Beh, e adesso arriveresti dappertutto in aeroplano. No, adesso non esageriamo. Senti Alessandra, abbi pazienza sulla pronuncia, è arrivato un messaggio per te, anzi se volete fare delle domande ad Alessandra 348-255-9999, anche WhatsApp. Questo dice: Lecce, Lumare, Lusule e Luyentu. Sì. Ecco, pronunciato Salento, bene, no? Lusule, Lumare, Luyentu. Ecco. Il sole, il mare e il vento, perché noi abbiamo tutto, c'è lo scirocco, tramontana, c'è il sole, c'è il mare stupendo, quindi sì, è il sole sulle mare Iento. Alessandra Amoroso sta dando suggerimenti su dove prenotare le vacanze. Assolutamente agosto 2014. Sì. Volete andare in vacanza? Alessandra Amoroso consiglia Salento. Scintilla, forse di più, forse era niente, sembrava tutto. Eri una luce così gigante che anche lontano mi sembravi grande. Temevo che un giorno il tempo ti avrebbe portato via. Come poesia una leggenda, non mi scordo di te.
Esatto, senti, Luca Jurman ha detto che tu hai una voce sabbiata e che ricordi Anita Baker, quella Giving You the Best That I Got. Parliamo veramente mi di ricordo, una delle voci, mamma mia, quanto tempo è passato. Che bello è però sentirsi paragonati, cioè Anita Baker, parliamo veramente di un must. Assolutamente sì. Pensavo anche al tempo che è passato da quando Jurman mi disse questa cosa. Sono passati tanti anni, ma non così tanti, che sei giovanissima. Sì. E adesso è tempo di parlare del tour, Amore tour. Puro Tour si chiama sabato 5 aprile ti vedremo all'Unipol Arena a Bologna, il 9 aprile sarai al Mandela Forum di Firenze, 19 maggio all'Arena di Verona, già è iniziata la prevendita tra l'altro anche presso Radio Bruno. Ci puoi dare qualche anticipazione sullo spettacolo, Alessandro? Dell'Arena? Sì. No, mai. No. Ok. Allora proviamo con l'Unipol Arena in questo caso, quella di Bologna, dici dai. Allora, devo dire che no, ed essenzialmente ho cercato di non modificare le tappe del tour, in quanto mi andava di dare alla gente un po' quello che sono state le due anteprime. Quindi magari dare la possibilità a chi non è potuto venire sia a Roma che a Milano, mm-hmm, alle due anteprime del tour, un po' lo stesso spettacolo. Sì. Adesso bisogna vedere se logisticamente si può fare, però comunque bene o male. Per non fare serie A e serie B, diciamo. Assolutamente vero? Sì. E raccontaci un po' la scaletta, insomma, qualcosa del passato, del presente. Ci sarà un po' tutto. Ho cercato di mettere comunque tutto il disco nuovo. E poi, a fatica, devo dire, per la prima volta nella mia vita, ho scelto le canzoni del Vecchio Testamento. No. Ci sarà vecchio e nuovo. Sì. No, dicevo a fatica perché le volevo mettere tutte, no? Volevo raccontare Sì, proprio da stupida, da come è iniziato certo. Tutto, soltanto che poi ho detto senti Ale, allora vai avanti sette ore sì, ed è un problema. Forse per tutti, anche la gente potrebbe anche dire ti prego basta, ma la gente vattene. No, sono più i fonici in questo caso che reagiscono malissimo, sì, di solito. Okay. Sì. No, però noi siamo una grande famiglia, quindi loro prenderebbero a cuore anche questa, però comunque non si fa, quindi ho scelto magari delle canzoni che potevano più appartenere a me o al mio pubblico stesso. Ho cercato di fare una cernita dei miei pezzi e mettere il vecchio e il nuovo. C'è qualche messaggio interessante? Ma sì, soprattutto diciamo che gli ascoltatori dai messaggi che arrivano si complimentano per questa trasformazione, no? Che loro hanno seguito insieme a te, cioè proprio vocalmente questa crescita proprio della cosa che la vanno a sottolineare. Quanto poi, sei solare, complimenti, sei davvero bellissima, e questo lo scrivono sia donne che uomini, molti si stanno divertendo ascoltando la diretta e tanti dicono insomma che piace anche questa allegria, questa energia che trasmetti, che sempre. È un po' in antitesi con qualche testo delle tue canzoni che diciamo delle volte è davvero triste, struggente. Sì, è proprio per questo che ho questa faccia. No, non è vero, cioè in generale nella vita, da quando sono piccolina, a parte i miei pianti emotivi, ma perché sono soltanto una persona sensibile, quindi mi commuovo facilmente, certo. Però nella mia vita c'è sempre stato il sorriso e energia positiva, ma perché tutta la mia famiglia, siamo tutti abbastanza allegri, sì, quindi sì, insomma sì. Quando canti il gente gospel, allegra, davvero, Dio li aiuta, ti senti nelle tue corde, ecco. Sì, diciamo, vero? Assolutamente. Bene, allora a questo punto andiamo ad ascoltare, salutiamo, mi purtroppo dicono purtroppo ci dobbiamo salutare, però sai, non finisce qui perché ha deciso di sposare l'Emilia oggi, sì. Alessandra Amoroso, e vogliamo dare l'appuntamento all'In Store dello Shopville Gran Reno a Casalecchio di Bologna oggi alle 16. Alessandra, yes, Amoroso incontrerà i fan lì, yes, quindi tutti quelli che hanno la possibilità di farlo alle 16, Shopville Gran Reno. Alessandra, grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie davvero, è stato un piacere. Amore Puro Tour da sabato 5 aprile. Sì. Finalmente. Va bene. Hai scelto un'altra canzone dal tuo album, Bellezza, Incanto e Nostalgia. Beh, la nostalgia è quella che avremo di te non appena varcherai quella porta. È un arrivederci. Promesso. E non sarà un arrivederci perché è un'altra canzone. Alessandra, grazie di cuore. A presto. Ciao.
poi ti persi lì, poi ti persi lì. Stavi lì e sarò ancora un po' più forte quando lo rivedrò.